proprio per contratto. Siamo tipo... live. No, ma veramente? Facciamoci i cazzi nostri. Eccoci. No, sul serio, adesso aspetta che... Allora, ciao. Praticamente è un miracolo che ci siamo tutti qua contemporaneamente, direi. Visti i numerosi imprevisti delle nostre vite, di cui abbiamo appena iniziato di parlare. Io però le poste, tutto... Ogni tanto mi chiedono come facciamo, Ivan, a fare tutto. La verità è che non facciamo tutto. Non facciamo quasi niente. Non facciamo tutto. No, questa mattina mi sento in colpa perché devo dirlo, così faccio un po' outing. Avevamo una call con una cliente, non siamo riusciti a non solo a presentarci, ma a avvisarla del fatto che non saremmo riusciti a presentarci. Quindi, it's chaos. Okay. Però questa diretta magicamente regge. Sì, 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 certo. Allora, io non so cosa devo fare oggi, faccio la regia, dai. Oggi abbiamo con noi Simona Ciancalepore. Simona, vuoi presentarti? Dici per qualcosa chi, di per te. Chi stranamente dovesse non conosco. Allora, mi chiamo Simona Ciancalepore, sono la Scianca in rete e mi occupo di scrittura, sia sul web che su carta, ormai prevalentemente sul web. E scrivi, quindi scrivo, tutto il giorno? Cioè tu ti sedi al mattino? Tutto il giorno no, ma... Cerco di scrivere ogni giorno perché la scrittura si allena scrivendo, quindi ahimè non c'è altro modo. E, molto saggio. Esatto, molto saggio. E ho recuperato la voglia di scrivere per me e non solo per i clienti, che questa è un'altra cosa difficile. Di cui sono molto orgogliosa, perché a furia di scrivere per gli altri dopo un po' si perde un po' la mano su se stessi. Ah, ok. E quindi... Che è il contrario di quello che uno penserebbe. Esatto. Molto interessante. Ascolta, allora oggi abbiamo pensato un gioco di ruolo in cui praticamente io sono una potenziale cliente di Simona che però di fatto pensa di poter fare a meno di Simona. Sì, sì, lei lo fa fare neanche al cugino proprio. No, lo faccio io, lo faccio io. Peggio quindi... del cugino ci sei solo tu praticamente. Esatto, è così. Allora, il gioco di ruolo è questo. Ivan è il mio consulente che mi ha fatto il sito. Sì, sì. Io sono la sua cliente, io sono una freelance, anzi presentiamoci Simona. Piacere di conoscerti, Ivan, mi ha parlato bene di te. Ero riluttante perché comunque io penso di non aver bisogno di te. Però siccome Ivan è il mio web designer, io mi fido molto del suo parere, allora volevo parlarti di una cosa che sta un po' succedendo sul mio sito, sul mio sito blog. Ok. Allora, io ho questo sito blog, che è anche un sito... Se lo dici un'altra volta mi faccio esplodere. Io ho questo sito blog, che è anche un sito blog newsletter. Attenzione, perché ragazzi. Mando poi i post del blog, vengono anche inviati a una mailing list. Ok. Sono contenta, è cresciuta bene, ho già 47 persone dentro. Bravissima. No, sul serio, bravissima, no, scusa. È vero. Sì, ho appena lanciato. Io... sono una freelance, mi occupo di comunicazione per le strutture turistiche. Ok. Piccole strutture turistiche, quindi non il Radisson Bleu, non lo so, il bed and breakfast, eccetera. Ok. Perché dopo le Olimpiadi qua a Torino ci sono... Ah, quindi lo fai qua a Torino tu? Sì. Cioè io, sì, lo vorrei fare qua a Torino, però adesso vediamo. Ok. Comunque questa è la mia idea. E quindi ho iniziato ad avere questo sito blog newsletter in cui scrivo, però non sta andando tanto bene perché non ho proprio riscontri che speravo e praticamente ho pochissimi accessi al blog. Okay. E allora Iva mi ha... L'ho esortata proprio. Consigliato di fare vedere i miei testi a una professionista della scrittura e quindi io ho preparato un testo che ti ho già dato, tu ce lo dovresti avere lì, Ivan. Sì, dovrei averlo qui. E questo è un post che ho pubblicato che non è andato bene. Come tanti ormai. non lo so, io ho sempre scritto bene, anche alle superiori facevo i temi, prendevo sempre 10. Attenzione, alle superiori facevi i temi e prendevi 10, non di meno. Esatto, 9, 9 e mezzo, 10. Eri brava in italiano. Ero brava in italiano e mi hanno sempre, infatti io volevo anche fare la giornalista e poi però è andata come è andata, eccetera, no? E quindi questi sono un po' i testi che scrivo, questo volevo un po' sapere da te cosa ne pensi. Va bene, allora... Scusate un attimo, ma quindi le correzioni le faccio io? No, le faccio io da qua. Ah, le fai tu da là. Io adesso sento un po' le idee di Simona e poi vediamo... Scusate, ma non abbiamo detto cosa i nostri poveri amici da casa devono commentare. No, infatti, ma guarda, oggi ragazzi veramente c'è...
Noi siamo sempre molto organizzati. Mia, sono un elemento di disturbo. No. La tua presenza ci... No, allora, io vorrei sapere dagli amici da casa, ovviamente se avete domande serie per Simona fatele. Su certo. Quello, tutte cose scrittura, per Simona lei risponde. Esatto. Giusto, rispondi? Certo. Okay. E poi io vorrei però, anche che un po' ci divertissimo, okay. E senza fare nomi, ci raccontaste quali sono magari i testi più divertenti che avete letto. O che avete scritto. Sì, o gli usi di parole più strane, o le formule più... Sì, quelle robe che si leggono e dici, oh madonna, non posso credere che si usi ancora questa roba, però continui a sentirla. Quindi se avete aneddoti di questo tipo, scriveteli nei commenti, ci facciamo due risate. Però anche se avete domande serie, Simone è qua per questo. Esatto. Ok, pronti via. Allora, vediamo questo testo. Sì, migliorare la percezione di una struttura turistica online, come fare? Sì. Okay. Allora, questo è il titolo. Già solo il titolo mi viene da dire, mia cara cliente, che è assolutamente impersonale. Non si capisce così ad una prima occhiata a chi stai parlando, quindi qual è il tuo target, a chi ti rivolgi? Ma... come hai fatto questo target? Allora, io però... grazie per la domanda. Non ne ho la più pallida idea, questa è la verità. Però io, perché io ho fatto delle ricerche su Google, perché poi oltre ad avere lui come consulente, ho anche un consulente di SEO, okay. Che mi ha detto che è molto importante comunque scrivere dei titoli che siano ricercati. Allora io ho guardato un po' le cose ricercate e cerco sempre di fare dei titoli che siano, vadano bene per la SEO. Ok, allora... Quando parliamo anche di SEO, non è che dobbiamo scrivere male o impersonale soltanto perché c'è dentro la SEO, e quindi magari la keyword che ci aiuta a essere poi ricercati. Dobbiamo sempre dotarci di una personalità, di un tono di voce, quindi dare spazio a quello che è la voce proprio dell'azienda. Che sarei io, quindi? Sì, quindi ragionare sull'azienda come se fosse una persona. Come si veste, che colori gli piacciono, che parole usa più spesso, qual è il suo punto di vista, in modo che anche su un titolo come questo, anche su un titolo che ha una keyword particolare, magari diamo il punto di vista dell'azienda, rendendolo così molto più personale e non assolutamente asettico, per esempio. Ma okay. In pratica come lo cambieresti tu questo titolo? Allora, migliorare la percezione di una struttura turistica online, come fare... come, per esempio, potrebbe essere come... Povera Simona che deve creare una così, cosa di d'amblè, intanto inizio a sudare. Allora, attenzione. Prima cosa, ora mi prendo un secondo soltanto perché quando facciamo i titoli, spesso e volentieri... da profani il titolo è la prima cosa a cui mettiamo mano, in realtà il titolo andrebbe fatto dopo che abbiamo fatto il post. Okay. Quindi andrei prima magari a lavorare un po' il post e poi ripensiamo come sistemare il titolo. Esatto. Okay. Quindi il titolo ultima cosa. Il titolo assolutamente ultima cosa. Posso uscire un attimo dal gioco di ruolo? Certo. Questa qua è una cosa interessante perché io ne ho sentite di ogni tipo, a volte... La cosa è, prima devi avere in mente il titolo, perché vuol dire che quello è il cuore del tuo messaggio, okay. E poi puoi scrivere, oppure l'altro approccio è prima scrivi e poi alla fine dai il titolo. Ok. Tu cosa ne pensi? Allora, io penso che l'approccio migliore è, se hai una SEO, quindi una serie di parole chiave, per esempio, o di ricerche già fatte, a cui ti devi attenere, sicuramente quello ti dà il tema, l'argomento da trattare. E quindi su quello tu puoi scrivere il post, ma secondo me il titolo, un po' come si fa nel giornalismo, è la cosa che lasci alla fine, perché deve riassumere, condensare in una frase quello che è l'argomento. Cioè tipo io, a me capita spessissimo di fare così quando scrivo una newsletter, cioè magari io ho un tema in testa, mi metto lì, scrivo e poi alla fine, quando ho finito di scrivere, gli metto appunto il titolo sopra, però a volte pure questo vuol dire che non ho le idee chiare, non so cosa sto facendo, allora improvviso un po' e poi alla fine metto insieme una roba che ha senso e gli appiccico sopra, no? No, assolutamente, no. Perché tu parti comunque da un tema e da una serie di argomenti che hai in testa da trattare e quindi non stai improvvisando, stai scrivendo di quella roba lì. Quindi scusami, io per esempio qua avevo cercato, ritorno nel gioco di ruolo, avevo cercato su Google una ricerca, sai che nei suggerimenti io ho fatto sempre così fino adesso,
tu scrivi una roba e ti viene fuori la cosa più cercata. Io sto cercando di usare tutte quelle ricerche che ho fatto come spunti per... cioè, io ho fatto il mio calendario editoriale del blog usando tutte queste ricerche su Google. Ok. E poi sto usando proprio i termini che vengono fuori, perché io proprio ho bisogno di trovare clienti, non posso permettermi di non avere, non lavorare. Questo può andar bene, ma fino a un certo punto. Non so se noti la tensione e la responsabilità che ti sto dando. Guarda che se non funziona è colpa tua. Ci tengo, ci tengo moltissimo. Okay. Cioè, quindi tu mi assicuri che se io cambio questo titolo poi viene più letto? Attenzione, no, no, assolutamente, però ti assicuro che cambiando questo titolo e raccontando, esponendoti di più come, come azienda, sicuramente la gente si ricorderà di più di te. Però attenzione, per me è proprio una scelta, cioè io uso il noi, per esempio, nei testi del mio, cioè io ho fatto chi siamo, ho usato il noi, questa è una discussione anche che ho aperta con Ivan. Sì, io le ho sconsigliato di fare questa cosa perché poi il sito è a suo nome, quindi certo. Voi chi? Sì, il mio sito è marapivello.it. Vi ricorderete di me perché prima avevo una pelletteria. Adesso hai cambiato. Sono andata in, sì, mi sono licenziata dall'azienda e ho aperto questa attività perché volevo continuare. Ero negli Abruzzi prima. Perché ti piace viaggiare? No, perché voglio lavorare a Torino, perché dopo le Olimpiadi, eccetera. Sono stati 20 anni fa, tra un po' le Olimpiadi. No, 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 chi è di Torino capirà questo. Vabbè, vabbè. Sì, quindi per me è proprio una scelta usare il noi, cioè anche far percepire che comunque c'è un'organizzazione, delle competenze, non è che sono io così... Non è la percezione del tuo e del noi che cambia il fatto che tu abbia delle competenze, una struttura, eccetera, eccetera, ma è il racconto che fai di questa cosa che cambia la percezione che la gente ha della tua azienda. C'è lo storytelling, stai dicendo? Basta! Cazzo! Forse non è il cliente per me! Mi vuoi licenziare? Okay. Allora, io faccio da mediatore, vi interrompo un attimo, ci sono due domande che volevo vedere, però mi piaceva anche un attimo tirare le fila di quello che stiamo facendo, ok? Ci quindi... sono già delle file da tirare? Un pochino. Allora, Erika sta impersonando... una rompicoglioni. No, una rompicoglioni, ma di per sé in realtà... Ma Mara Pivello la conosciamo già, è così lei. Se non la pianti... sta impersonando, forzando molto dei tratti che invece sono... Sono comuni. Sono comuni, quindi... La paura di non vendere abbastanza, non avere abbastanza clienti, che ti porta a fare queste cose un po' distorte, tipo scrivere per la SEO facendo i titoli con le ricerche suggerite da Google, oppure fingersi una struttura quando invece si è da soli perché si ha paura di non risultare abbastanza autorevoli, ok? Queste due cose qui di sicuro sono cose che hanno a che fare con la strategia a monte, però cioè, secondo me... non so, la tua esperienza di copywriter, di autrice per i tuoi clienti, qual è? Cioè, fino a dove intervieni tu? Fino a dove ti lasciano intervenire, esatto, anche? Esatto, e a un certo punto però se il cliente insiste lascio andare. Lasci andare, ok. Perché secondo, però secondo me te, c'è un limite di scontro, cioè, io, che si può avere. Secondo me qua è interessante anche parlare con altri tuoi colleghi, cioè... come dire, tu ci provi a entrare in questo merito, secondo certo. te fa parte del tuo lavoro? Certo, sì. Assolutamente sì, okay. Io propongo quello che secondo me è la strategia testuale di contenuti migliore, ovviamente, anche andando incontro al cliente, perché poi certe volte ovviamente ha più lui il peso di quello che sono i suoi clienti che io, mm-mm. che arrivo da esterna e faccio una ricerca mm-hmm. su quello che può essere il suo target, i suoi obiettivi. Però alla fine obiettivamente, cioè se lui mi dice, che ne so, sono sicuro al 100% che i miei clienti guardando queste mail del customer care usano di più questa parola, mi fido, non ne vado mm-hmm. a trovare un'altra perché è più semplice. Però a monte di una ricerca, a fronte di una ricerca, non a caso. Ok. Esatto, assolutamente. Quando siamo invece nell'ambito della totale casualità delle cose, come delle spiegazioni, in questo caso qui. Esatto. Io cerco di portare il cliente portando le mie motivazioni, portando dei dati, portando l'esperienza, cerco di spiegarlo al cliente, ma poi a un certo punto se lui insiste io gli scrivo quello che vuole, okay, cioè dopo certo. un po' si abbandona sì. cioè, la nave. Sì, sì, questa è una domanda che tra l'altro sorge spesso. Allora, due domande. Quanto insistere? Anna Cortellazzo chiede, per la SEO dovremmo mettere la parola chiave all'inizio, ma così vi ne arrendono la maggior parte dei casi? È meglio evitarlo, ci rassegniamo. Qui forse abbiamo già un po' risposto, però... Sì, secondo me abbiamo... Di giù, perché sta coprendo il suo viso. Questo. Ops, scusate. Se mi copri l'occhiaio va benissimo. No, va bene. Allora, secondo me il problema della SEO, in questo caso intesa come...
cosa orrenda si pone solo nel momento in cui non siamo, come dire, cioè, non siamo allenati, ecco, un po' a scrivere, ahimè, si impara anche a rendere una cosa orrenda il più carino possibile, ovviamente. Secondo te c'è qualcuno bravo a fare sta roba, esatto, qui? Chi è? Secondo me te? Sì. Beh, quelli che sono dei copy esperti di SEO, per esempio. Ah, ok. Assolutamente. Okay. Secondo te è una, cioè, uno che ha, come nel mio caso, io sono una freelance, no? Ho aperto appena questo sito per promuovere la mia attività, ho bisogno di clienti, ho un certo stress anche perché comunque devo, cioè deve funzionare, devo fatturare. Mm-hmm. In questo caso qua, tu cosa consigli di solito riguardo la SEO? Perché so che è un grosso problema delle persone questo, cioè devo veramente essere così orientata alla SEO oppure inizio a scrivere poi vediamo, oppure piuttosto chiedo una consulenza dopo a qualcuno? Allora, premettendo che non sono un'esperta di SEO, però mi è capitato un sacco di lavorare e scrivere testi per aziende che avevano poi un consulente SEO che è arrivato dopo che io ho scritto i testi. Quindi, di solito funziona che il copywriting e la SEO vanno un po' di pari passo, ma se sei un bravo copy, tendenzialmente quello che poi ti racconterà la SEO è quello che tu hai già tirato fuori nei testi, okay. Diciamocela tutta. Okay. Ok. Un'altra domanda, Massimo chiede, ma se dovessi descrivere una serie di servizi che offro ad altre imprese, mi consigli di parlare sempre in prima persona? Sì. Di nuovo il problema, no, è vero, il problema del noi e dell'io. Mm-hmm. E anche quando si scrive un post mi rivolgo al tu o al voi. Allora, secondo me dipende sempre dal contesto, cioè alla fine ci sono, io non posso dire sempre, perché ci sono dei contesti formali in cui probabilmente l'uso del tu fa apparire la persona, l'azienda, totalmente di un altro pianeta, quindi io non mi sento di consigliare una cosa come devi fare così. Mm-hmm. Tendenzialmente è meglio comunque, come dice la Luisa Carrada, avere dei testi conversevoli. Per avere dei testi conversevoli pensate, o pensiamo insomma a come lo diremmo a voce, come ci rapporteremo a voce con questa persona, questo cliente, questa azienda, insomma con il nostro target. E sulla base di quello orientate il testo. Può anche ma io, essere... scusami, cioè, ma la regolina, quella proprio... base, no, della sì. grammatica, tipo che se parli tu è una, sei singolare, se parlano tante persone è un plurale, e se parli in terza persona o sei pazzo o sei Giulio Cesare, cioè no, e il noi plurale maiestatico va bene solo per il mago hotel, ma non lo so, ci sta, ci sta. Mi rendo conto che però ci sono appunto dei contesti che sono che portano in sé anche dal vivo dei formalismi tali, per cui forse ogni tanto in quei casi li farei delle eccezioni. Ok, va bene. Andiamo avanti con il testo di Enrica un attimo. Sì, infatti. Okay. Allora. Lo rimetto. Quindi il titolo abbiamo detto, era troppo impersonale, l'ho tolto dal... L'hai segnato? L'ho segnato, era troppo impersonale, non funzionava per questo, inoltre va fatto per ultimo, quindi non ce ne occupiamo adesso. Esatto. Okay. Io in pratica poi ho fatto questi paragrafi che secondo me sono i... consigli che voglio dare, diciamo che mi sono fatta guidare molto da Google, ma abbiamo già risposto. Esatto, anche qui i titoli sono un po' troppo, per esempio, awareness, benchmark, la gente a cui mandi questi post o il tuo cliente capisce quello di cui stai parlando oppure non ne ha idea? Ecco, allora, segna questa cosa qua. Scusa, noi segniamo tutto perché poi dobbiamo andare alla newsletter, sì, non ci dobbiamo dimenticare. Allora, il fatto è che comunque io faccio un lavoro in cui si usano queste parole, se io ne uso altre rischio di apparire poco professionale. E questo mi sento di dire che assolutamente non è vero, perché probabilmente con i tuoi colleghi tu usi questo linguaggio, questo tipo di linguaggio, ma con i tuoi clienti probabilmente no. E i tuoi clienti anzi non sanno, non hanno veramente la più pallida idea di che cosa tu stia dicendo, quindi assolutamente mi sento di consigliare una semplificazione generale. Però poi non è che di rischia, concetti, cioè di rischia... essere meno autorevole. Ma guarda che, ma guarda che mi è capitato. Assolutamente no, anzi, se ti capiscono più persone sei molto acquisti reputation, reputazione e autorevolezza. Awareness. Sia la reputation che l'awareness. E poi infili tutto quanto nel funnel. Esatto. Spingi e bene con l'engagement e poi pup, fai la conversion. Oh mio Dio. Okay, no. E i KPI?
Non lo so cos'è, che KPI. Non so. Ok, no, però seriamente, cioè, questa roba qui sembra sempre di parlare delle stesse cose un po', sì, Simona, sì. Però... cioè, noi, io e Enrica di lavoro facciamo formazione, ok? Mm-hmm. E cerchiamo di parlare il più possibile usando il linguaggio del nostro pubblico e di chi compra la nostra formazione, certo. Sostanzialmente. Uno dei temi che affrontiamo più spesso è quello appunto legato al linguaggio, cioè devo titolarmi di fronte ai miei pari, quindi faccio tutte le cazzabubbole, perché se parlo in maniera comprensibile poi mi squalifico di fronte ai miei pari. Posso dire una cosa però, spezzo una lancetta a favore di Mara Pivello, mm-hmm. Probabilmente lei non sa proprio però cosa vuol dire, cioè... In certi settori, okay, tu hai talmente assorbito la parola awareness, benchmark, reputation, mm-hmm. KPI, che per te è comprensibile, uno, non sai come spiegarlo meglio, due, non ti viene neanche in mente. No, ok, però... Cioè, qual è il punto per... Cioè, lei deve, di fatto, può far da sola? Secondo me poi la domanda di questa diretta è qual è... No, questo è il motivo per cui uno chiama un copywriter. Esatto, infatti, no? Che, attenzione, perché il tema in questo caso è doppio. È quello dell'autorevolezza di fronte ai miei colleghi, aiuto, aiuto, aiuto. Ed è anche quello di... quanto posso arrivare a semplificare senza essere super iper banale, certo. Esatto, ma anche per quello mi sento di dire il copy serve a quella, cioè, roba lì, senza scavallare nella parte in cui, esatto, qui dico qualunque cosa compiace, esatto, il mio pubblico, perché così mi danno ragione, siamo tutti felici, giusto? Esatto, oppure, okay, banalizzo a tal punto che forse si perde anche il valore di quello che faccio. Il copywriter interviene in quei casi lì, perché, certo, è bravo a capire qual è il linguaggio a entrare nell'azienda, a entrare in quello che fa il freelance e a trovare le parole giuste per non sminuire, ma allo stesso tempo per farsi capire. Sai, okay, è una cosa di cui, cioè, uno dei temi di cui parliamo più spesso io e Enrica, ad esempio, è questo grado di sconnessione apparente nei confronti dei propri clienti, del proprio pubblico, ok? Sembra sempre che persone che magari hanno, che ne so, un numero di clienti finito, nel senso che più o meno riesci a ricordartene a decine, perché non hai 100.000 clienti, magari ne hai 1.000, quindi 100 te li puoi ricordare, fanno molta fatica a entrare in relazione con loro e quindi, come dire, pensano di dover fare chissà quale sforzo per mettersi nei loro panni, nonostante li vedano, ce l'hanno tutti i giorni, sono sempre lì, ce li hanno di fronte, e poi dicono ma io non so, cioè, non so, io probabilmente in quanto persone. Mara Pivello vado, dovrò dire questo nome e cognome più possibile, perché poi dopo finisce la diretta e non ho più occasione. Vado magari proprio nella struttura del mio cliente, quindi non solo vedo lui, ma ho un sacco di contesto, ma faccio fatica a mettermi nei suoi, cioè, è come se uno poi si dimenticasse completamente questa roba e si rinchiudesse nella sua stanzina a usare awareness e benchmark. E in questo vorrei spezzare una lancia a favore del copy, che non è uno che arriva, interviene, ti riscrive la newsletter in bell'italiano o il post del blog in bell'italiano. Ah, no. Non è bravo in italiano, no. Temi, come vedi, quei temi però diciamo che abbiamo fatto un passo in più, è quello che fa ricerca, che ti aiuta a tirare fuori, aiuta la Pivello a tirare fuori quello che è il suo brand, il suo tono di voce, la sua personalità, dove tono di voce sta appunto in come parlerebbe questa azienda, come comunica con i suoi clienti quando è dal vivo, perché poi il tutto sta nel riportare quel rapporto, quella relazione, mm-hmm, che c'è tra la Pivello e il suo cliente in qualcosa di scritto, no? Senza travisare quello che è il contesto, la sua personalità, i suoi limiti, perché poi ci sono anche, c'è da dire, se io per esempio un tot di comportamenti non ce li ho, devo essere brava anche a scrivere quelle cose che... Certo. Non farò. Ma tu, esempio, in un caso come questo, cosa consiglieresti? Una consulenza tipo che si apre e va avanti per sempre, tu scrivi i testi al posto mio, oppure possiamo fare una cosa iniziale, mi aiuti a trovare la quadra e poi posso far da sola? Perché secondo me per una piccola attività comunque non certo, non, cioè,
bisogna menzionare anche il problema dei costi, certo, per cui io magari non mi posso permettere una consulenza continuativa con un copy che fa tutti i miei testi. No, mi sento di dire che sicuramente in questo caso, proprio in questo caso, la parte della ricerca è la parte assolutamente più fondamentale, passatemi, di tutto il lavoro. Proprio perché una volta che si hanno ben chiari i contesti, il target, l'obiettivo, la finalità di business, i bisogni di quel target lì, scrivere poi diventa davvero più semplice. Di solito si passa anche al cliente una serie di parole chiave da usare, una serie di parole chiave che basta, non si devono assolutamente usare. Quindi di fatto il copy, cioè questa immagine del copy che scrive... E poi un pezzettino di un lavoro che in realtà ti metti a scrivere alla fine, esatto, del tuo lavoro, e la maggior parte è un'altra roba di cui nessuno sa una mazza. Ah sì, in cui magari partecipano anche altre professionalità, cioè alla fine il pezzo scritto è il risultato finale di un lavoro di un grosso lavoro di ricerca, certo, no? Cioè tipo le aziende molto grosse e molto sensibili a questi temi a volte hanno proprio una guida di stile del lessico, però anche per una piccola azienda avere una paginetta 4 con due colonne usare e non usare, certo, funziona. A cui fare riferimento è anche uno stile di scrittura, cioè delle linee guide delle linee guida su come si scrive sul web, certo, esatto, cioè, quindi tu alla pivello consigli un investimento iniziale per poi partire, certo, per poi il piede giusto, certo, sì, sicuramente. Ma... magari rivedere alcuni testi insieme in modo che uno capisce ancora che cosa ho sbagliato dopo il corso oppure sì, no, ma poi prendi la tua strada, insomma. Okay, guardare un po' di commenti. Allora, ci dicono che siamo belli e bravi, grazie. Oh. Tatiana Cazzaro ti dice bravissima. Grazie. Poi, allora, Katia. A me, più che il dubbio sul parlare in prima persona, singolare oppure plurale, viene spesso il dubbio se dare del tuo o delle al cliente in pubblico. Però qui cosa PR possiamo dire? Faremo una diretta con una PR, però per ora cerca di rispondere, Simona. Non lo so, direi anche lì è una questione di contesti, cioè ci sono contesti in cui ci possiamo permettere di dare del tu perché è una cosa, come dire, il buon senso dice che va bene anche darsi del tu. E ci sono contesti, cioè, ad esempio a me spesso capita quando vado di persona al cliente, inizio con lei e poi dopo 5 minuti finiamo in caciara, voglio dire. Sì. Io di solito inizio con il lei e poi si scende. Esatto. Fare il contrario è molto difficile. Esatto. più imbarazzante. Un altro commento dice, la semplificazione è un punto di arrivo, non di partenza. Penso che l'autorevolezza non dipenda dal linguaggio, che può diventare un'armatura, che è quello che stavamo dicendo. Certo. Però secondo me la cosa qua interessante è che la semplificazione è un punto di arrivo, quindi non mi ricordo più dove avevo sentito dire una roba del genere. Se avessi avuto più tempo sarei stato più breve. E quindi, visto che non ho avuto tempo, mi devo dilungare. Ok? Giusto da lasciare questo rimando qui, quando uno vede dei testi belli, semplici, efficaci, levigati, quando dentro il punto, dietro ci sono dei bonifici di migliaia di euro che escono dalla tua banca e vanno verso quelli di uno o più copywriter o professionisti coinvolti nella produzione di 3 righe che poi restano nella memoria di tutti, no? È il mio agente. Mentre quando vedi le sbrodolate infinite o queste frasi sconnesse che non stanno insieme, lì ti sei tenuto i soldi in banca, però tu rischio il pericolo, diciamo. Esempio, così riporto, Enrica può fare delle correzioni. Sì. Per esempio, se vogliamo proprio entrare nel merito del testo, lavoro di pulizia che fa anche il copywriter, a un certo punto lei scrive la maggior parte delle recensioni negative è evitabile semplicemente prestando maggiore attenzione. Maggior parte, maggiore. Ah, ok. Quindi iniziamo a pulire, a trovare cose nuove, sinonimi. Per esempio... Poi ci sono, vabbè, tutte quelle buone regole di scrittura, tipo, come si dice, andiamo a fare invece di fare e basta, o tutte quelle robe lì. Comunque... Certo, sulla pulizia, per esempio, veramente è un secondo lavoro, diciamo, dopo una prima stesura del testo, poi si può veramente pulire e rimpolpare, come ci piace. Certo. Ok, quindi praticamente cosa abbiamo detto? Che... possiamo dire che uno, restare in contatto col target, certo, è la cosa più importante, quindi se uno non ha idea di chi è questo target deve farsene un'idea, in qualche modo,
È inutile scrivere alla cieca mirando a caso, mirando i motori di ricerca, mirando a quello che fanno i colleghi o la concorrenza. Se non anche se ti rivolgi a tutti, di fatto questo tutti va un po' ristretto. Beh, comunque quelli che si rivolgono a tutti di solito hanno uno sgabellino ad Hyde Park e urlano alla folla, quindi io non ambirei a rivolgermi a tutti a tutti i costi. Oppure diciamo. Sono Osho, anche Oppure Osho si rivolgeva a tutti e poi è riuscito in effetti. Due, la... è una cosa che si ripete spessissimo, però avere un linguaggio chiaro e comprensibile per il tuo target non ti squalifica. Se gli detti i lavori si scazzano con te perché sei chiaro e accessibile, di solito perché gli stai togliendo dei clienti. Quindi questa cosa qui funziona abbastanza con buona costanza. E mi sento di dire, sì? Anche pensa, quando hai questo dubbio, pensa a quali sono le persone del tuo settore che tu segui di più. Sono esatto. Quelle che parlano difficile o quelle che parlano esatto. Semplice? Cioè, quelli sono i modelli esatto. Proprio, no? Cioè, tre, noi non però siamo... su questo, scusate, io se continuo a creare parentesi, secondo me, cioè io proprio presente un sacco di persone che nel momento in cui si trovano di fronte a una persona... che parla in un modo che per loro di fatto non è comprensibile, non è accessibile, sono soddisfatte, appagate, grazie al fatto che non stanno capendo, in qualche modo questo le fa sentire come se fossero davvero di fronte a uno che ne sa un botto. Io sì. Questo l'ho trovato un sacco di volte. Tipo quella roba da, guarda questo parla difficile, vuol dire che guarda sa... questo come parla bene. Oppure adesso ripeterò anch'io delle parole che non capisco per associarmi a questa persona. Sì, però questo non significa poi guadagno. No, come dire. Certo. Cioè, okay. Allora se la riportiamo sul business, vogliamo fatturare o no? E poi ovviamente nessuno, né io né Erika siamo gli agenti di Simona, ne prendiamo una percentuale su... No, ovviamente, però... La vera questione è, noi lavoriamo con business molto piccoli, freelance, consulenti, microaziende che hanno oggettivamente un potenziale di investimento basso rispetto a, certo. alle grosse aziende certo. strutturate. Quindi la questione è che tipo di approccio si può avere. La prima cosa che abbiamo detto è un percorso iniziale, diciamo più di consulenza, con la restituzione di modelli da seguire, parole chiave, eccetera, e poi magari delle verifiche. Questa cosa qui. Assolutamente. A te vengono in mente altri approcci diversi da o uno che mi scrive tutti i testi che siano utili per delle piccolissime attività? A parte fornirgli degli esempi di riferimento, temo di no, nel senso che appunto il lavoro che si fa è davvero di mettiamo a nudo quello che fai e cerchiamo di riportarlo al cliente nel modo più semplice, chiaro, scorrevole possibile. Questo è il lavoro di solito che si fa sui testi. Ma un lavoro tipo professoressa del liceo, no, non lo so, me lo sto inventando in questo momento, non sì. esiste, tipo io vengo da te e ti dico, non lo so, una volta al mese ti mando una roba che ho scritto e tu me la rivedi. Correggi. E mi dici dove posso migliorare. Lo chiedono tanto le aziende, sì, lo chiedono. Ahimè, secondo me questo tipo di lavoro ha due limiti. Il primo è quello che tu intervieni su un testo senza sapere, senza avere la parte della ricerca. E non mi stancherò mai di dirlo perché veramente il lavoro è diverso, il tipo di lavoro, di risultato, scusatemi, non di lavoro, è diverso. Quindi che la ricerca la fai insieme al web designer o che te la fai da solo... ha tutto un altro valore poi per il testo che andrei a scrivere, quindi questo mi sento di dirlo. Io posso, è chiaro che posso, avendo esperienza di scrittura, posso intervenire su qualsiasi testo e cercare di snellirlo, renderlo più chiaro, eccetera, ma poi risponde davvero alla personalità di quell'azienda, risponde davvero alla personalità di quel freelance. Questo qui è un tema molto importante che secondo me vale molto per chi fa un lavoro come il tuo, anche quando io facevo soprattutto siti, cioè la scissione che c'è tra il fatto che operativamente tu sei in grado di fare il lavoro in un tempo anche ragionevolmente breve e il fatto che per fare quel lavoro lì che sia soddisfacente c'è bisogno di una ricerca a monte, che per ragioni economiche o per ragioni di qualunque altro tipo è molto difficile da far passare. Cioè dire ok, io posso fare questa roba, ma prima mi devi pagare molti soldi perché ho bisogno di
come dire, fare una mappa del territorio. Quella mappa non la vuole fare nessuno, vogliono tutti quanti che ti metti in macchina e guidi. È vero. Questo, cioè, io non voglio entrare in questo discorso perché è un argomento per un'altra diretta al massimo, però la lascio lì, nel senso esiste questo tema. Torno a farla quella diretta perché veramente ci tengo. Senti, però nel frattempo Simone ha trovato un titolo che potrebbe essere Impara a raccontare la tua struttura turistica online. Vediamo un po'. Struttura turistica. Non so più scrivere. Voilà. Molto meglio. Online. Ok, allora io direi che adesso possiamo mandare un attimo... Ah, lo mandiamo lo stesso, pensavo fosse stato... No, mandiamo un attimo lo spot... Eliminato dal palinsesto. E poi vediamo le ultime domande. Tra l'altro lo spot di oggi è nuovo, quindi... Nuovo, nuovo. Io vi esorto nel frattempo a fare domande a Simona Sciancalepore, domande... perché poi non so quando torna qua, io ve lo dico, non lo so. Quando la congiunzione astrale si riallineerà. Se hai una mailing list e la usi per vendere prodotti o servizi diversi che offri, ti sarà molto probabilmente già capitato di sentire parlare dell'importanza di segmentare la lista o di profilare i tuoi iscritti, insomma di mandare le email giuste alle persone giuste. Ma molto probabilmente hai pensato che questo fosse un compito di una ristretta cerchia di esperti, che tu non potessi da solo profilare la tua lista o segmentare la lista. Da oggi non è più così. In questa raccolta di Guido parliamo di come mandare le email giuste alle persone giuste e ci sono un milione di modi per farlo. Noi in questa raccolta spieghiamo uno dei modi più semplici possibili perché lo puoi fare senza richiedere informazioni aggiuntive ai tuoi iscritti. Si parte infatti dalla loro pagina di iscrizione che ti dice un sacco di cose sui loro interessi. Se guardi questa raccolta impari quindi a gestire meglio una lista su MailChimp usando i merge tags. Lo spieghiamo senza tecnicismi, nel modo più concreto e più chiaro possibile, in modo che da adesso in poi, se devi fare un lancio, puoi decidere di non fare più un lancio generico mandando la stessa mail a tutti, ma di fare tanti micro lanci mandando la mail giusta a persone che hanno mostrato un certo interesse. Ad esempio, so che ti sei iscritto a partire dalla mia pagina dei corsi. Ecco qua quali sono i nuovi corsi a calendario. È davvero più semplice farlo che spiegarlo, quindi buona visione e buon lavoro. Sì. Bentornati. Eccoci. Ok, allora adesso rispondiamo un po' di domande, vado a ripescare un attimo indietro. Allora, domandone. Nel caso specifico di lettere di presentazioni, è il caso di coinvolgere il copy, lo domanda in riferimento all'ipotesi di un freelance che si relaziona esclusivamente con la piccola e media impresa. Cosa dici, Simona? Qui dipende da quanto sei confident con la scrittura. Cioè... Confident. Confident. Abbiamo beccato in fallo. Eccola qua. Se ti senti a tuo agio con la scrittura, allora direi di no, nel senso che... cioè, puoi anche cercare di risolvertela da solo, partendo dal presupposto che appunto ti devi mettere anche tu a fare una ricerca su te stesso, cioè quali sono le cose che vuoi mettere in luce, quali sono le tue attitudini, quali sono le tue competenze e perché dovrebbero sceglierti, ovviamente. Difficilissimo questo lavoro. Difficilissimo, quindi volendo si può chiedere aiuto a un copy. Però è un buon esercizio, diciamocelo, perché alla fine imparare a raccontarsi è un duro lavoro, ma è un lavoro che va fatto. Cioè, io forse la banalizzo un po', però scrivere una lettera di presentazione a un'azienda in quanto freelance praticamente equivale a scrivere una sales page di se stessi, e quindi è un lavoro di vendita, non è un lavoro descrittivo, mi sembra, no? Sì, assolutamente. Comprami, io sono in vendita, esatto. Come recitava la canzone, giusto? Poi Ambra chiede in cosa consiste la parte Ivan, di ricerca. Ivan, copri sempre la faccia alla povera. Scusami. Gli occhiai, Ivan. No. Allora, Ambra chiede in cosa consiste la parte di ricerca in pratica. Giusto, non l'abbiamo specificato. Riusciamo a sintetizzare? Allora, la parte di ricerca si compone di un'analisi di quello che è il contesto del freelance, dell'azienda, cioè su che territorio ti muovi,
qual è il tuo prodotto, servizio, a chi lo vendi, come parlano quelli a cui lo vendi, a quanto lo vendi e perché magari hai scelto quel prezzo lì, sulla base di che dati, mm-hmm. hai dei dati, analizziamoli questi dati, vediamo cosa tiriamo fuori da quei dati. Diciamo che la ricerca che fa il web designer con la ricerca che fa il copy, con la ricerca che fa quello che fa SEO, è la stessa di base. Infatti volevo dire, cioè, è la ricerca che devi aver fatto anche per fare il business plan, questa, esatto, cioè, esattamente. Per fare tutto il marketing che poi si innesta proprio su questa ricerca qua. Il punto è che si hanno punti di vista diversi, ad esempio spesso mi capita di prendere i materiali che mi passa il web designer e di guardarli dal punto di vista della parola, appunto. Dei termini, del linguaggio, dell'uso del linguaggio, e su quella base lì le riadatto, approfondisco alcuni temi, faccio ulteriori domande oppure no. Tra l'altro io da web designer, quando posso, tipo con Erika posso sempre, chiedo sempre di partire da un testo scritto, quindi quando abbiamo rifatto l'anno scorso il sito di Guido, mi ricordo che quando è arrivato il momento di fare la home page, io gli ho detto mi scrivi la home page, lei mi ha fatto un testo su Google Drive con solo i titoli, i paragrafi, la marcatura, qui c'è un pulsante, ok? E poi io ho sviluppato sopra quella roba lì. Tra l'altro questo è un tema pure che sembra enorme. No, sì, perché ma molto spesso si fa il contrario, no? Tu hai delle sezioni da riempire, quindi scrivi i testi a seconda di un template già presente. Esatto. E qui spendo una lancia a favore del lavoro di squadra. In realtà, secondo me, i siti più riusciti sono proprio quelli fatti in modo che il web designer e il copy mm-hmm. collaborano veramente a stretto giro. Cioè, io in quanto web designer non ho nessun tipo di esigenza di sviluppare 100.000 robe inutili, voglio fare la roba che serve, e quindi se vedo che tutto il copy è fatto di blocchi di testo piccoli ma e potenzialmente efficaci, devo progettare delle strutture che li contengano. Sì. Se invece ci sono dei pipponi infiniti, devo fare... oppure dove ci sono i pipponi infiniti, progetti una roba che tenga insieme il pippone infinito, dove sta la roba incisiva, eccetera eccetera. Certo. Tutto questo sono senza... ancora dei commenti? Sì, tutto questo senza ricerca non si fa. Andiamo avanti un attimo. Non è arrivato nessun commento sulla gallina che oggi. Ma perché non l'abbiamo presentata ancora? La vabbè, ma io speravo dopo. Che loro la notassero un po'. Però capisco che la presenza di Simona distragga. Allora, la metto qui sotto così non abbiamo. Domanda: quanto nei testi si può usare il dialetto? Attenzione! Che bello! Si può switchare, ad esempio, italiano romanesco per giocare in maniera eloquente su una foto, ad esempio, di un negozio di alimentari a Roma, o anche perché no, in una struttura come un B&B sempre a Roma. Parlo di post Facebook per clienti. Ma allora, bella domanda. Secondo me assolutamente sì, se il contesto lo permette, cioè se col cliente, diciamo, c'è quel tipo di rapporto o la struttura comunque si presta, adesso non ho idea né del sito né della pagina Facebook come sia, però se magari ci sono delle foto simpatiche, mm-hmm. Cioè il discorso è la coerenza. Esatto. Non esatto. Fai quello tipo 5 stelle esatto, e poi spari una parola e poi si crea. Tra l'altro ci sono dei casi proprio famosi anche di quelli che poi girano come Epic Fail e tutti ridono e puntano il dito, che nascono da questi siti, uno famoso di Italo che aveva mm-hmm. fatto non mi ricordo cosa e poi aveva chiesto scusa dicendo dai ragazzi scusate, ma Italo che ti chiede minimo cioè, 30 euro a biglietto per una tratta di 3 minuti. Ma poi io penso a Italo e penso a Luca Cordero di Montezemolo. Esatto, cioè quindi... io voglio vedere il fularino legato dove qua, no dai ragazzi. Dove è il petto? Quindi... Cioè, poi la prima cosa che mi viene da dire è che il dialetto comunque è legato al territorio, allora se l'impresa o l'azienda o il freelance è particolarmente legato al territorio perché lavora su quei temi lì... Beh, nel caso del negozio di quartiere, del B&B, secondo esatto, me sì. Cioè, io adesso mi sto immaginando un negozio di alimentari a Roma, di quelli pieni di cose buonissime, no? Tutti profumate, con una signora, un signore corpulenti, quindi tu mi puoi fare tutto in romanesco oppure la dichiarazione dei redditi va benissimo. Io compro tutto, come io compro, io vengo lì e compro tutto. Vai Ida, dacci l'indirizzo Ida. Allora Marco dice oggi c'è molto più bisogno di copy in lingua inglese, allora un servizio che potete offrire, noi non offriamo questo servizio mai in nessuna regione, no, io nemmeno, e neanche Simona, no. A me viene da dire una secondo roba. Secondo me il copy in lingua inglese lo offre una persona. Cioè, devi andare a cercare dei copywriter a inglese, americani o madrelingua che fanno questo lavoro. No? Sì. Gli scrivi una mail. Beh, ci sono anche i traduttori, però non lo so. No, io andrei da un madrelingua. Guarda,
Il madrelingua non fa mai quella roba lì di costruire la frase in italiano e riempirla con beh, delle parole. Neanche un traduttore bravo lo fa. Lo so, però il madrelingua secondo me. Ok, lasciamo aperta l'opzione. Esatto. Perché non ne sappiamo nulla. No, la verità dico, è questa. Cioè, se tu cerchi un copywriter sul mercato, che ne so, americano o inglese, ne trovi talmente tanti. Tra l'altro, americano o inglese? Tra l'altro. Però ce ne sono talmente tanti sul mercato che, boh, non vale neanche la pena andarsi, secondo me, a cercare uno che di lavoro invece fa il traduttore. No? Fare scrivere i testi direttamente. Sì, sono un po' di disagio, sì, anche con perché cioè non sono d'accordo, però vabbè. Vabbè, io la penso così. Che perché tu mi viene da dire pensi? Che lo studio dei testi su un sito in italiano potrebbe essere diverso su un sito in inglese, cioè dipende anche da chi vendi. Sì, sì, infatti per quello dicevo americano inglese, non tanto per la lingua, ma per il target che ha tipo due modi di due pesi, due misure, esatto. Mi riferisco, cioè il mio discorso sul traduttore si basa sul fatto che se tu parli, se tu parli a un target americano o inglese o anglofono di qualunque provenienza, secondo me devi parlare alla sua cultura di riferimento, quindi molto probabilmente uno che vive già in quella cultura si muove più agilmente lì dentro. Certo. Quindi io ne faccio una questione di coerenza col target. Non fa una piega. Ok. Ultima domanda per oggi, poi andiamo a mangiare perché tu ti vedo già che ti stai... Sì, perché dopo mezz'ora di diretta inizio a perdere colpi, sì sì sì. Allora, ormai ho il cronometro. Massimo scrive, SEO versus copy. Io amo molto Massimo, non lo conosco ma... Massimo, vienici a trovare, dai. Ci seguo sempre, i suoi commenti sono bellissimi. Venerdì facciamo il Friday Bar, Massimo, vieni, beviamoci una birra. Ma anche tutti gli altri, non solo Massimo. Allora, credi che la lunghezza dei testi pubblicati sul sito e che descrivono chi sei debbano avere una lunghezza... il numero di parole limitata e ho un contenuto anche se riducono la capacità di definirti. Allora io direi deve che esserci una lunghezza, cioè c'è una definita lunghezza per i testi, sì, delle, immagino che delle pagine about o qualcosa del genere. About, allora, della about, pagina about, questo è il dialetto che il entra, Torino, no? Che esce. Secondo me non c'è mai una lunghezza, o almeno a me piace pensare che non ci sia una lunghezza predefinita per forza, però diciamo che stiamo intorno ai 1000-1200 caratteri, non ci si muove di lì. Spazi inclusi o esclusi? Come vuoi. Come cazzo vuoi. C'è però una cosa che voglio dire a favore dei testi lunghi. Non è vero, non è vero che i testi lunghi non si leggono. Dipende da come è scritto un testo. Enrico Sola fa dei post lunghi, 16 pagine. No, ancora, tu devi mandare, stai sempre avanti. È vero, è vero. Perché finisce lo spazio disponibile per lo scroll e va. Arrivi in fondo e c'è, guarda, e che non è New York Times. Super letti e condivisi, quindi. Diciamoci la verità, c'è una lunghezza minima, perché la lunghezza minima un po' piace anche a Google, diciamola così. Una lunghezza invece massima secondo me non c'è. Alla fine, se uno ha delle robe interessanti da dire, l'importante è che siano scritte bene e a chi interessano se le legge, insomma. Esatto, cioè alla fine, no? I testi che non leggi sono i testi brutti, noiosi, esatto, scritti male o che non c'entrano con quella roba lì. Ti stai riferendo al mio post? No, slash che... newsletter, blog, sito, e-commerce, vetrina. Chiedo per un amico. Va bene. Ok, domanda non finale fantastica, ma in tutto questo come si chiama la gallina? Non ha ancora un nome. Eccola qui. Non ha ancora un nome perché... Questa l'ha portata Simone in regalo per nostra figlia che è una grande fan delle galline. Non sappiamo come mai, e ma apriamo il contest. Esatto. Troviamo un nome alla gallina. Un nome alla gallina, vi prego. Comunque noi poi chiediamo a Cecilia come si chiama e lei ci dirà una roba e sarà quella. Esatto. Okay. Bibu, così, allora, quindi un nome irripetibile. File, allora... Tutta questa roba qua la mandiamo già via mail agli iscritti alla mailing list di Guido, ci si scrive su conguido.it/newsletter. Yes. Lo scrivo anche qua. Sì, nel frattempo io vi dico che per chi passa da Torino venerdì, abita sei capitata nel giorno sbagliato, Simona, mannaggia, perché venerdì ci beviamo insieme una birra, mangiamo il popcorn per celebrare la fine della settimana, sì, e magari conoscerci anche dal vivo, è un'occasione per vedersi. Qui da noi è spazio figo. Esatto, quindi dalle venerdì... 6. Qui dalle 6 alle 9 più o meno, qui vuol dire spazio figo, se lo cercate su Google trovate l'indirizzo, più semplice di così si muore. E io voglio dire che non è solo lo spazio figo, ma loro due sono due fighi. Grazie mille. Ok, dai, noi ci sentiamo martedì prossimo. Sì, 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 questa dichiarazione ha creato disagio, quindi dobbiamo subito chiudere la diretta. Yeah. Simona, torni in mamma. Beh, sì, magari torno, dai. Va bene. Va bene, grazie a tutti. Dov'è che si chiude qua tutte le volte?